Contatto, così c'è il countdown, 3-2-1, contatto, buongiorno, 7-0-7, giovedì 2 novembre. Buongiorno, 2 buongiorno novembre. Oggi è il giorno dei morti, giusto? Sì. Ah, per quello sei qui in studio con me. Iniziamo bene. Sì, oggi sono particolarmente bene, cotto. Visto? Oggi sei praticamente sì, cotto te, io invece sono spumeggiante. Come sempre. Ma che me lo dico da solo? Me la canto e me la suono da solo. Si faccio una domanda e si dà una risposta. Buongiorno a tutti, come state? 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5. Com'è venuto questa 3? Era venuto bene? È diventato un 6. Ok. Ok, va bene. 331-7853-555, il nostro numero di WhatsApp a cui potete scriverci per raccontarci cosa, Masieri. Come state? Come non state? Darci il buongiorno, le colazioni, quello che volete, foto in generale, numeri di telefono, perché no? Ah, giusto, anche numeri. Vabbè, no, a parte che se mi scrivono... Vabbè, scrivono, stamattina siamo in forma, vedo. Sì, eh? Sì, sì. Se ti scrivono il numero cosa arriva. Avete fatto? Ah, cosa avete fatto ad Halloween? Ad Halloween. Non c'è un locale che si chiama Halloween, qualche festa del vino che si chiama Halloween? Sicuramente. Sì, sicuro, dai. Sicuramente. Sicuramente ci sarà. Stamattina abbiamo ospiti, avremo poi oggi giovedì parliamo anche di teatro. Teatro con Tamara Malleo e poi Giuseppe da Roscoli del municipio 3 per sapere un po' per conoscere un po' qualche iniziativa, eccetera. Insomma, da eccetera. Quel di San Siro ci spostiamo dalle parti di quel di Lambrate e compagnia cantante. Esatto. Va bene. Iniziamo appunto con la musica cantante un must, una canzone di quelle noi siamo in due, servirebbe un terzo. Non serve terzo, ok. Renato Zero, triangolo. Il triangolo, Renato Zero, buongiorno a tutti, ben ritrovati, vi dà la sveglia questa. Oggi partiamo a bomba. Beh, partiamo a bomba, sì, sì. Bomba. Perché il triangolo? Adesso sarebbe. Non puoi neanche giocare a carte in tre, nel senso. Stai dicendo che nel 2023. No, sarebbe il quadrato. Sarebbe il quadrato adesso, secondo me. Perché per il padel ne servono almeno 4. Capito? Quindi non puoi, non puoi salvato, fare. Ti è salvato in corda. Sì, sì. C'è gente che è caduta per molto meno. Hai visto, a piani molto alti. Ho avuto 4 minuti per pensarci a sta battutona per rientrare questa mattina. Sì. Siamo a novembre. Eh sì. No, così volevo dirlo. Eh sì. No, la prima volta che lo dico. E quindi, cosa avevo detto il 31? Che oggi Mariah Carey. No, però non ce l'ho. Già ieri, Mariah. Ma io ho visto un filmato, esatto, non so se è quello di quest'anno. Che viene scongelata. È quello di quest'anno? Sì. Ah, ok, quest'anno, quello delle zucchere vecchio. Esatto, quest'anno Mariah Carey viene scongelata da da degli uomini con le teste di zucchero. Esatto, che sta a rappresentare la fine del periodo, che poi non è un periodo. Sono 3 giorni. Esatto, la fine di Halloween sostanzialmente e l'inizio delle dell'avvicinamento sì, al Natale perché Natale. Adesso parlare di Natale un mese, al 2 novembre, un mese e 25 giorni prima, esatto, esatto. Però Mariah Carey, come era stato preannunciato dai microfoni di Good Morning Milano, ha postato questo famoso video in cui si scongelata. Bene, bentornata allora Mariah anche per quest'anno, mese e mezzo. Lei mi piace l'ironia che ci mette in questo, potrebbe farlo anche Michael Bublé. Che invece non ci batte molto. Magari Michael Bublé, esatto, non gli va giù il fatto di essere di essere scongelato solamente ad Halloween. Infatti, va bene. Ad Natale. Giusto, scongelato ad Halloween per Natale, va bene. C'è gente caduta per molto meno. Va bene. Con un quadernino in mano. Siamo arrivati ormai adesso me lo prendo perché queste robe, queste diavolerie. Non è che ho il 34% di batteria. Queste diavolerie. No. Abbiamo parlato di Halloween. Sì. Paolo Romano. Ah, fresco, quindi parliamo della politica locale. Esatto, adesso, okay. Locale, non l'amministrazione comunale, ma adesso si sale di un livello e si va al Palazzo della Regione. Il consigliere regionale Paolo Romano ha nel corso di una seduta sì? Porta al presidente di regione Attilio Fontana una zucca. Sì. E a me queste sai che mi fanno impazzire queste cose qua nei luoghi istituzionali. Sì, nei luoghi istituzionali. Io sono rimasto al Cappio tanti anni fa, che ho smettolato Io Parlamento. Ripeto, tutto è come la trota mostrata dal buon Buonanno. E come ha reagito la rete a questa? Beh, è stato per innanzitutto pubblicato su un profilo Twitter, quello che ti ho linkato, che si occupa di tipo momenti pazzi della politica italiana. Non faccio la traduzione letterale. Okay, quindi un profilo Twitter non italiano?
No, sì, italiano. Ah, no, ok, italiano. Okay. Cioè, ci sono questi momenti pazzi nella politica di ogni paese, in cui l'italiano Paolo è stato Romano alla ribalta. Paolo Romano grazie alla ribalta. Sta esternazione, ecco, scusate. Paolo Romano che pubblica su Facebook sostanzialmente una manovra economica che fa paura, con la Premier Meloni, un fotomontaggio con una testa di zucca sopra quella della Premier Meloni. Romano, non sappiamo quanto è bravo a governare, sicuramente è bravo con Photoshop. Sì. Quindi esame di grafica lo passa, va bene. Questa manovra fa paura perché è vuota, eccetera, eccetera. Andate a vedere se volete le ragioni di questa contestazione. Sarà da leggere anche i commenti che secondo me saranno divertenti. Siamo a novembre, l'anno scorso io ho iniziato la trasmissione appena poco dopo novembre e volevo mettere questa canzone dall'anno scorso, pensa. Allora, ascoltiamo. È dal 2022 che voglio mettere Wyclef Jean con Gone Till November. Every time I make a run, gone till November. 1997, Wyclef Jean, la conoscevi questa? Beh, no. Sì, una bella però. Infatti ho tenuto le cuffie. Beh, hai visto? Stranamente sono subito fatto tenere le cuffie. Di solito sono qua. Di solito sei indaffarato, prendi, vai. Invece no. Ma perché che atmosfera. Cioè, dopo il triangolo che abbiamo fatto, adesso un po' di relax. E adesso le belle notizie di Lorenzo Basile. Belle. Le belle per le dici tu. Belle, abbiamo Poletti lunedì con la rubrica Buon Lavoro che vi invitiamo a recuperare. Ma se riusciamo un giorno a trovare solo belle notizie sui giornali che leggiamo, mai, no, non ce la faremo mai. Ma è giusto anche così. Ah, ok, va bene. No. Sono un disilluso io. Vabbè, io sono. Ma no, questo è un discorso. Cioè, è una bella cosa. Secondo me, cioè, l'importanza delle notizie brutte è fondamentale. Così inizi bene la giornata? No, non per iniziare bene la giornata, però per essere più cosciente su ciò che ti circonda. Secondo me sono molto più utili quelle brutte rispetto a quelle belle. Purtroppo è così. Che sappiamo benissimo, per esempio, ciò che è successo nelle strade di Milano all'alba di ieri mattina. Ah, ne vogliamo notizia parlare. Notizia tragica. Che però quando ci fa prendere la macchina, magari in condizioni non è un disastro, non ottime. Quello che c'è su Forlanini, stai dicendo, giusto? Sì, esatto. Un disastro. Alla fine, quante vittime? Numerosi feriti. Solo 3 macchine e 12 feriti in tutto. Cioè, pensate cosa abbiamo in mano. Cioè, il concetto è quello. Pensate cosa veramente guidiamo. Cioè, un'arma che può fare veramente del male. Quindi svegliarsi la mattina e leggere una notizia del genere ti dà una consapevolezza maggiore rispetto al vedi le foto del grande evento di Halloween. Okay. Io la penso così. Notizia un po' non abbiamo parlato dell'acqua che è venuta giù, però notizia tra il tragicomico. Invece ieri Briatore pubblica un video sui social in cui dice: Milano è una città pericolosa, sì, detto. Dice testualmente: un extracomunitario mi ha derubato, eccetera, mentre avevo un appuntamento per un caffè in Cordusio, se non sbaglio. Ok. Sì. Vabbè. E praticamente gli hanno rubato lo zainetto dall'auto e ero con il mio autista, ho aperto la portiera per scendere, uno è passato col monopattino, ha preso, un extracomunitario, testualmente, così creatore, ha preso il mio zainetto, è scappato, poi c'era uno che non era in servizio della Guardia di Finanza, è riuscito a prenderlo, gli sarò sempre grato, eccetera, eccetera. Questa prima parte, ossia racconto, vabbè, è lui prima persona, ci sta, tutti saremmo indignati. Sì. La seconda è più una, il sindaco dice che la città è sicura, Milano non è sicura, Milano è una città pericolosa, quando tornerò a Milano le prossime volte starò più attento. Ecco. Perché in tutto questo, Briatore non è di qua. No, no, ma soprattutto ha ammesso la cosa, che forse era meglio che stava un attimo attento, la cosa non sarebbe successa anche, mi viene da dire, cioè. Purtroppo è certo che con il passare del tempo la soglia di attenzione di noi cittadini fuori deve alzarsi. È normale. Però questo viene che a dire che se rubavano zainetto a me nessuno lo sapeva. No, così non è vero, avresti fatto i tuoi post. Sì, avrei fatto il mio post a cui non risponde mai nessuno. Però vabbè, ho notato questa cosa: i miei post non risponde mai nessuno sui social. Poi quando mi vedo mi dico: ho visto cosa è scritto, ho visto. Allora rispondimi. Cioè, non hai capito come funziona. Se non faccio engagement, poi vado in shadow ban. È come quando uno organizza il compleanno su un gruppo, sono fatti apposta e poi in privato ti risponde: guarda, ci sono, guarda, non ci sono. Ho fatto il gruppo, rispondimi sul gruppo. Ecco, va bene. E che diamine, giusto. Se anche voi siete in giro per la città in macchina, attenzione appunto quando parcheggiate, aprite la portiera, ma soprattutto attenzione se c'è il traffico. Ci colleghiamo adesso con la redazione di Luce Verde per sapere tutto quello che c'è in diretta su Milano in questo momento su traffico e viabilità.
Applausi, applausi per Fibra, Calcutta, Calcutta, 2 minuti. Applausi anche per Lorenzo Masieri che adesso andrà a snocciolare varie notizie trovate sui giornali questa mattina. Come sapete, due giorni fa, grande acquazzone su Milano, tra l'altro cogliamo anche l'occasione per dire che oggi ne è previsto un altro, perché alle 9:30, 10 dovrebbe iniziare un altro bel acquazzone importante. Speriamo che non faccia casini come quello di 2 giorni fa. Come sapete, è esondato il Seveso, tutto il nord di Milano e non solo è colpito dai disagi appunto di questa esondazione. Intorno alle 8 di sera, dopo tutto il giorno a lavorare, sostanzialmente sono state ripristinati tutti i percorsi delle linee di ATM. Grande lavoro. Esatto. E, come sappiamo, opposizione, il Seveso comunque esonda, il sindaco ladro, la maggioranza che comunque più o meno appunto di solito esalta appunto chi mette le mani per ripristinare effettivamente i percorsi, le strade eccetera eccetera. Carlo Monguzzi arriva con un post su Facebook, c'entra il punto: Seveso non è la pioggia, è il cemento. Carlo Monguzzi, posso dire? Dovrebbe essere il titolo del manifesto di questo movimento. Dovrebbe nascere un nuovo movimento: non è la pioggia, è il cemento. Il problema reale da risolvere è che il Seveso, dal Monte Sasso e per i 52 km fino alla folle tombinatura a Milano, è talmente imprigionato da cemento e costruzioni che non ha sponde in cui riversare a monte l'acqua delle piogge in nessuna parte del suo percorso, dice Carlo Monguzzi dei Verdi, in maggioranza al Comune di Milano. Ricordiamo infatti però sempre questa piccola nota a margine: Carlo Monguzzi che fa parte della maggioranza. Eh sì, però vabbè, quello lì è un discorso sulla legge elettorale dei comuni, che se da una parte dà tanta stabilità appunto alle amministrazioni comunali, dall'altro punto di vista è difficile tirarsi indietro. E poi è anche giusto così, come sai io sono per il governo di legislatura, quindi figurati se a livello comunale, non sono per i 4 anni. Quindi senza se, senza ma, cioè lì così, anche se non sono più appoggiati dalla maggioranza, dovrebbero rimanere. Certo, si alzano semplicemente i tassi, si alzano i livelli per far cadere. Infatti quando sono stati alzati per i comuni, adesso dal 93 ad oggi i comuni non è che ne cadano particolarmente. No, cadono solo per mafia, ahimè. Il dramma è quello, cioè nel senso che cadono solo quando ci sono dei grossi problemi giudiziari. È giusto che sia così, anche per alcune robe gravi a livello politico, certo, però per esempio stabilità, in centro Italia c'è un sindaco che si sta facendo un po' notare, non solo sindaco, anche imprenditore eccetera, non farò il nome, però avete capito, e quelli forse magari... Però vabbè, questo è un altro discorso, hai capito? Ovviamente non ho capito, ma 331-7853-555, fatemelo capire voi. Perché io a volte non lo capisco, quindi ho bisogno veramente a volte del traduttore, quindi 331-7853-555, diteci voi, datemi una mano, perché qua, aiuto, perché veramente faccio fatica a volte. Dimmi, ho visto un ditino, quindi dimmi. 2 novembre, commemorazione dei morti, e oggi ci sarà la l'iscrizione, stavo per dire inaugurazione, l'iscrizione dei nuovi nomi al famedio del monumentale, tra i quali Silvio Berlusconi, grandi polemiche, lo sappiamo, e quindi niente, cercheremo un po' di capire anche da una parte e dall'altra come si muoveranno, leggeremo oggi le reazioni, poi domani le leggeremo domani queste reazioni. Harry Styles, Late Night Talking, vai fuori dalla mia testa, dice a un certo punto questa canzone, Get Off My Mind, cosa vai? Lo so che tu non sei l'inglese, vabbè, l'unico giovane, millennio, no, Gen Z, che ho trovato che non sa l'inglese, dove l'aveva messo qua di fianco a me? Università, laureato. Laureato. Laureato in comunicazione. Laureato in comunicazione, non sa l'inglese. Ma lo ammetto, lo ammetto. Hai detto. Sentito bene? Non ti manderai mai. No. Porco cane, ha detto. Allora, riprendiamo quello che stavamo dicendo prima, Fabio, perché appunto la cerimonia è prevista alle 11 di oggi. Ok, l'iscrizione al famiglia al monumentale. Esatto, alla presenza del sindaco Beppe Sala, della presidente del consiglio comunale Buscemi e dell'assessora Gaia Romani, che conosciamo bene. Okay. La petizione però contro l'iscrizione al famedio dell'ex premier
tra l'altro finita, cioè, benissimo, vorrei dire, una petizione che ha fatto un successo pazzesco, dal titolo Berlusconi al famiglio Not in my name, proposta anche da Federica Borrelli, figlia del procuratore di Mani Pulite, che come sappiamo ha raggiunto le 38.000 firme. 38.000 firme, così non sono tante. Beh, insomma, non sono neanche poco. Su Milano, dai. Vabbè, fammi. Sono due condomini alla fine. No, vabbè. Non è neanche un municipio. Quante persone sanno di questa iscrizione alla famiglia? Io non lo sapevo prima di fare Good Morning Milano. Vabbè, ho capito. Ma quanti ascoltano? Cioè, sono meno di quelli che ascoltano Good Morning Milano. Cioè, pensate, nel senso, quindi vuol dire che neanche di quelli che ci ascoltano hanno firmato, allora, ma soprattutto hanno 38.000 firme che finiranno nel cestino di change.org, perché ormai... cioè, non credo che se lo metti proprio andarlo a cancellare, cioè, ormai l'hanno messo. No, non lo so. A meno che non lo scrivano sbagliato, come ti ricordi quella volta che hanno... Era successo. A Roma hanno scritto Carlo Azeglio. Sì, è vero, è vero. No, è successo. Carlo Azeglio. Azeglio. Invece di Azeglio. Ciampi, l'hanno... però si vedeva in trasparenza. Vuoi sapere una cosa? Dimmi. C'è una targa con il mio nome. Dove? No, veramente, nella scuola in cui sono stato, c'è una targa con il mio nome. Perché con un laboratorio e un progetto insieme a Italia Nostra, Bosco in Città, abbiamo rifatto e messo a posto il giardino della scuola. Okay. Hanno sbagliato il mio cognome. Cosa hanno scritto? Banfi. Banfi, vabbè. Quindi c'è Fabio Banfi. Non è importante. Quindi sulla targa ancora oggi, se andate all'istituto tecnico, anzi si chiama IS, come la nazione. ITIS. No, è non più ITIS, si chiamano IS, si chiamano. Ah. Non siamo più, comunque è un ITIS. All'ITIS Marie Curie di via Fratelli Zoia a Milano, entrate nel giardino e troverete una targa con tanti nomi di ragazzi, tra cui Fabio Banfi, che sarei io. Che non è parente, perché non esiste. No, perché non esiste. No, esisteva anche Fabio Banfi nel mondo, esatto. Ma non ha messo a posto quel giardino, perché quel giardino non ha messo a posto Fabio Banfi. Ma hanno sbagliato. Hanno sbagliato. Ovviamente erano 20 nomi. Qual era l'unico sbagliato? Il tuo. E io, sì. In mezzo c'era nomi improbabili. C'era Dostoevsky, nomi del genere, che hanno scritto correttamente tutte le lettere, ma Banfi è diventato Banfi. Sì. Momento almanacco velocissimo. Vai, almanacco del giorno oggi. 48 anni fa il delitto Pasolini. Ah, 48 anni fa. Passati. E soprattutto nato e morto nello stesso giorno, 3 anni fa. Chi? Gigi Proietti. Nato sono e morto nello stesso giorno. 2 novembre, sono già passati 3 anni. Quindi quanti anni ha fatto il compleanno? No, secondo te? Mi sono sempre chiesto questa cosa: se muore lo stesso giorno in cui nasci, il compleanno è valido o no? Certo, sì, è 80. È valido? Certo. Ma sicuro, certo. Non è in base a che ora muore e che ora nasci? No, quello no. No. No, no. Dalla mezzanotte diventa giorno, sì, buono. A chi è che festeggia l'orario? Tu non sei così pazzo da festeggiare l'orario. Allora, conosco gente che non riceve gli auguri il giorno del compleanno finché non arriva l'ora del parto dalle proprie madri. Conosco gente così, ti dico solo questa cosa qua. Conosco sono gente molto più vicini a noi. E sono molto più vicini a quello che pensi. Sì, 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 sì. La SketchUp in versione inglese, mi sa che non la metterò mai più, ve lo dico, non me ne ero accorto, ma credo che non la metterò mai più, anche perché sono fioccati i messaggi sul mio cellulare personale di gente che mi ha insultato, ma cosa metti questa in inglese, cioè, perché sono già tutti pronti a ballare, te lo ricordi il balletto? Mano, mani sulla testa, così. Quello così, adesso spieghi in radio cos'è quello è così. Quello con una mano parallela all'altra, mossa in maniera trasversale, ruotate le dita, unite le falangi. Questo è il pippero. Ecco, più o meno così. Più o meno così. E poi finivi con la mano davanti alla nuca, come per dire, oh signore, da pure accesa. Okay. Con mamma mia, signora. No. Quell'altra invece ti teneva sulla testa e facevi Giacomo con le gambe. E se con le mani? No, con le gambe. No, con le mani in testa e Giacomo con le ginocchia. E siamo nel 2002. Pensa mamma a te. Mia. Nel 2023 siamo ancora qua a cantarlo e a ballarlo. Pensa a te che roba. No. No. 7:47 minuti, 331-7853-555, grazie dei WhatsApp che stanno arrivando, grazie a Carlo, grazie a Giulia, grazie a Luisa che ci fanno tutti e tre, ci augurano la buona giornata, più o meno con termini diversi, ma il sunto, scusatemi se faccio il sunto, ma il sunto è buongiorno a Fabio e non a Lorenzo. Ah, grazie. No, buongiorno a Fabio e Lorenzo, tutti quanti, anzi, in un messaggio Silvia scrive prima Lorenzo e poi Fabio, pensa a te. Vabbè. Allora, verrà bloccato il suo contatto, ovviamente. È stata arrestata per direttissima, sì. Citando il buon Mosca, citando cose che nessun altro capisce. No, ho capito benissimo, sì, come no. Andiamo avanti. La Repubblica Milano, dopo un anno e mezzo di bando per le famose aiuole, Anna col bando, quello lì? No,
Vedi che allora, signori, Anna la cantante, è bellissimo che le cose che fa, le battute che faccio io non le capisce Masieri, le battute che fa Masieri non le capisco io, e ci chiediamo cosa siamo qua ancora a fare insieme questa trasmissione dopo che, ormai due mesi per, passa che per, siamo qua per coprire più target possibile. Ah, giusto, vero. Io i giovani e tu i vecchi. Esatto. Dopo un anno e mezzo di bando per le famose AIWOL con le palme davanti a Piazza del Duomo, appunto tale bando viene chiuso. Quanti quante proposte sono arrivate? Zero. Due. Due. Una da te e una da chi? L'avviso è fuori da, sto leggendo la Repubblica Milano, sì, sì, l'avviso sì. È fuori da circa un anno e mezzo, non poco tempo, ma le proposte di fronte per rimettere a nuovo la piccola giungla tropicale davanti alla cattedrale sono due. Si sa di chi? No, non ah, ok. Perché credo che cosa è successo, cioè il bando è stato messo perché è scaduto quello prima di, quello di Starbucks. Starbucks, giusto? Esatto, dal 2016. Magari Starbucks ha rifatto, no? No, fa 16 ed è stato rinnovato nel 19, quindi 3 anni, 19, 3, 22. Non sì, so, il contratto è scaduto il 31 del 2022. Da gennaio, del 2000, da gennaio 2023 se okay. ne sta occupando il comune. Ah, ok. Beh, si sta occupando bene. Ma scusate, alla fine è letteralmente una aiuola. È una aiuola che due bar, ma chissà quanto poi costerà la manutenzione, tutto. Infatti, secondo me, vabbè, cioè, forse ecco perché è difficile. Beh, anche questo, comunque, è un segno dei tempi, Signs of the time, cioè, nel senso che comunque è difficile io trovare posso. Anche chi ti. Cioè, qual è la aiuola principale di Milano e fai fatica a trovare chi la vuole gestire. Ma perché a meno che non ci metti un cartellone pubblicitario sopra, come fai ad avere un ritorno? C'è la cartelletta lì, c'è il quadratino con scritto questo aiuola è. Deve essere tipo Starbucks, da... tutti ne hanno parlato perché ha messo le palme in centro a Milano. Parliamoci chiaro, avesse messo dei fiori non tropicali. Cosa possiamo mettere per far parlare Milano di nuovo? Cosa possiamo mettere? Che pianta vuoi mettere? Un baobab. Baobab, una sequoia gigante un baobab in Piazza del Duomo. Comunque cos'era? Un bando hai detto, giusto? Sì. Anna, bando. Bentornati su Crystal Radio, bentornati a Gnuoni Milano e bentornata a Tamara Malleo. Buongiorno, buongiorno Fabio, buongiorno Lorenzo. Ciao Tamara, buongiorno. Questa settimana finalmente lo risentiamo, sì. Sono più, contenta. Più in forma, più in forma della scorsa. Agli ascoltatrici di Crystal Radio e di Good Morning Milano. Ebbene, bene, allora è giovedì e il giovedì si parla di teatro. Tamara, dove e cosa ci consigli per questo settimana teatrale? Per questa settimana. Allora, Lorenzo, non sono ancora riuscita a trovare lo spettacolo giusto per me. Coniugare cibo e teatro, ma ci sto lavorando. Quindi grazie. Mi pare che nelle prossime puntate troveremo qualcosa. Ma oggi diciamo che così, io vi propongo tre spettacoli per parlare della nostra storia in forme diverse, nel senso che se noi conosciamo la nostra storia, conosciamo meglio noi stessi e possiamo guardare al nostro presente in maniera molto più critica. Allora, il primo spettacolo è uno spettacolo sarà in scena il 10, l'11 e il 12 novembre, quindi potete organizzare per la prossima settimana, quando arriva Briseide. Sarà in scena a Factory 32, che è uno spazio che si trova in zona fermata metropolitana Romolo, e poi bisogna prendere l'autobus 47 per 4 fermate via Watt. Sì, in Barona si trova, più o meno. Sì, è in Barona, esatto, è in Barona. Quindi un presidio anche sociale e culturale in una zona, diciamo così, tra le periferie di Milano. Ed è uno spazio che punta molto alla drammaturgia contemporanea. In questo caso, quando arriva Briseide, e lo spettacolo che sarà in scena appunto la prossima settimana, ed è un testo vincitore di un concorso che è PAT, Passi Teatrali di Drammaturgia Italiana, la drammaturgia che ha vinto è quella di Federico Malvaldi. La regia è di Gladys 5, che per la prima volta si affaccia alla regia teatrale. Wow. Gli interpreti sono Nick Russo, Maria Giulia Zini e un fantastico Edoardo Barbone, che è un attore abbastanza giovane, diciamo così, che si è diplomato qualche anno fa alle Fide Drammatici, che io seguo da qualche anno perché ha una sensibilità artistica molto spiccata. E in questo spettacolo, che in qualche modo si rifà o comunque prende ispirazione dalla serie The Bear, in questo momento è insomma molto conosciuta e molto
seguita da molti, e ci sono questi tre protagonisti, due ragazzi e una ragazza, che si ritrovano all'interno di questo ristorante e nascono delle dinamiche, soprattutto umane, di relazione, non soltanto di relazione, diciamo così, d'amore, ma anche di relazione d'amicizia, vengono fuori un po' le fragilità umane, le difficoltà nell'aprirsi all'altro, nel capire cosa è giusto per sé, ma anche cosa è giusto per l'altro. E quindi chiaramente si passa anche attraverso il mito, perché appunto, diciamo così, il riferimento è Briseide, e quindi arriviamo a, insomma, al passato, quindi ad Achille, a Patroclo, ad una storia classica che si tuffa nel presente. Quindi tutto questo al Factory 32, giusto? Factory 32, zona Barona, Romolo. Mi fai salutare Valentina Pescetto, ideatrice e fondatrice del Factory 32, che è stata anche ospite nostra qui ai Miei Carissimi Milanesi, una delle prime puntate di Miei Carissimi Milanesi, una storia bellissima quella di Valentina. Bella, un coraggio soprattutto. Su giovani e drammaturghi, registi, registe, insomma, punta molto sulla drammaturgia contemporanea e sul dare spazio e opportunità anche a giovani che, insomma, hanno difficoltà a trovarle qua a Milano, quindi sì. È un investimento che lei fa sulla cultura, e in una zona appunto dove non c'è molto rispetto all'ambito teatrale, e quindi lei comunque fa un presidio culturale. Secondo appuntamento, secondo consiglio, ci spostiamo invece al Teatro Fontana. Teatro Fontana, che si trova in zona Isola, via Farini. Tamara, stai dicendo i miei teatri preferiti di Milano, comunque, non vorrei dire. C'è Teatro Fontana, tra parentesi, comodissimo, perché di fianco c'è la trattoria Fontana, dove fare una pizza al trancio buonissima. La marchetta. Ho capito, però è buonissima, la pizzeria Fontana è buonissima. Teatro Fontana, ideatore, cioè con la compagnia che ha ideato Supermarket, cioè uno degli show più belli in assoluto degli ultimi anni. Ma infatti Gippo Currado, che è appunto l'ideatore di Supermarket, sarà uno dei protagonisti dei prossimi spettacoli che vi consiglierò, perché c'è in un altro teatro con un altro spettacolo. Hai visto anche quello nuovo? Damara, hai visto quello nuovo di Gippo che ha fatto? Bellissimo. Femmine, non mi ricordo, Tragedy Femmine, cosa del genere si intitola, come si chiama, una cosa del genere. Bellissimo. Sì, peraltro appunto non può essere neanche definito in un genere, perché non è un musical, non è un testo, diciamo, di drammaturgia semplice, diciamo, lui mescola molti elementi insieme, c'è la musica, c'è diciamo così degli elementi coreografici, c'è una storia che chiaramente è una drammaturgia che lui sviluppa, insomma ci sono molti elementi. Lavora con tanti attori. Infatti, bravo. Comunque il suo genere è genio, secondo me. Ecco questo, il suo genere è genio. Io sono questa idea. Allora ne parleremo. Va bene. Scusami, però invece dicevamo al Teatro Fontana, che cosa ci consigli in questa settimana? Allora, invece? Al Teatro Fontana invece arriva la nuova produzione di Elsinore, che appunto è la diciamo così, è il gruppo che è legato a il Teatro Fontana. Il Resident. Sì, diciamo che così è il loro gruppo di, diciamo così, creativo, lavora da qualche anno con loro Michele Sinisi, che è un attore, ma soprattutto un regista, perché io amo molto il suo lavoro da regista, meraviglioso, perché lui ha attraversato per molti spettacoli i classici in una maniera molto originale, molto personale. In questo caso però lo spettacolo è Chernobyl, che sarà in scena fino al 22 di novembre da stasera, quindi con una tenitura molto lunga, proprio perché è una produzione Elsinore, quindi è una produzione interna al Teatro Fontana, con un gruppo di attori molto numeroso. Michele Sinisi lavora sempre con un gruppo di attori molto numeroso, voglio citare semplicemente perché appunto lavorando con tanti attori e attrici l'importanza del valore umano legato a questo spettacolo è altissimo. Ci sono Stefano Braschi, Federica Fabiani, Giovanni Longhin, Donato Paternoster, Isabella Perego, Marco Ripoldi, Adele Tirante. Veramente tantissimi. Michele Sinisi lavora su una collaborazione di tutti gli aspetti tecnici, quindi con le scene di Federico Biancalani, costumi di Chloe Tommasini, di disegno luci di Luigi Biondi, quindi con un lavoro anche sull'immagine, e chiaramente Chernobyl tutti noi lo ricordiamo come evento storico. Lui fa, diciamo così, attraversa questo evento da molti aspetti, e ci saranno poi degli approfondimenti con degli incontri, con dei tecnici per appunto sviluppare, perché Michele dice: io sono un giullare, quindi io sviluppo la parte artistica. Poi c'è tutto un approfondimento che il pubblico può
liberamente fare, ma che noi in qualche modo supportiamo attraverso degli incontri che il Teatro Fontana organizza in alcune date. Potete vedere tutto sul sito del Teatro Fontana. 20 giorni in cartellone rimane, wow, sì, è tantissimo. Sono tanti, ma perché è uno spettacolo che ha bisogno insomma di un suo sviluppo. In teatro si parla sempre anche di una mancanza di tempo affinché lo spettacolo possa prendere respiro e possa insomma legarsi anche ad una storia attraverso diciamo così il confronto con il pubblico. Questo è una grande possibilità e in realtà il Teatro Fontana e la compagnia Elsinore sulle loro produzioni fa proprio questo, fa un lavoro anche sul tempo e sulla possibilità di svilupparsi nel tempo, quindi sempre temi leggeri, ti dico. No, vabbè, chiaro, chiarissimo. No, ma io sono sempre colpito dalla poesia nelle parole di Tamara, cioè riesce a spiegarti tutto con delle immagini veramente poetiche. Grazie Tami. No, ma insomma cerchiamo di fare quello che possiamo. In realtà ci sono dei narratori, delle narratrici migliori di me, ma noi cerchiamo di fare e di sostenere questi artisti e queste artiste che lavorano tantissimo. E terzo consiglio è un altro lavoro legato alla storia, che è Patria. Stiamo parlando di campo teatrale, ne avevamo già parlato di questo spazio, e in zona Lambrate, quindi tre zone di Milano molto distanti, proprio per raccontarvi il teatro a Milano, nelle varie zone. Patria, il nuovo lavoro di compagnia Eco di Fondo, che è una compagnia che se non seguite, insomma, vi conviene seguire, perché è una compagnia che tratta molti temi legati all'attualità, attraverso però il mito e attraverso delle storie che vi fanno entrare con delicatezza all'interno di temi molto complessi. In questo caso Patria, il paese di Caino e Abele, appunto parte dalla storia in qualche modo paradigmatica di Caino e Abele, per arrivare alla storia di due fratelli che sviluppano, diciamo così, il loro percorso attraverso le storie delle bombe che hanno segnato in qualche modo la storia del nostro paese. Okay. Storia che non va dimenticata e che soprattutto non va lasciata in un angolo, soprattutto per le nuove generazioni che magari queste storie non le conoscono o che le hanno soltanto sentite lontanamente. Poi a scuola magari queste storie non si riesce ad approfondirle, eccetera. In questo caso invece, con una grande capacità poetica, loro entrano in una storia tra due fratelli, ma appunto la storia grande, diciamo così, entra nelle loro vite attraverso degli eventi. E al centro di questa storia, appunto, la drammaturgia è di Fabio Banfo, che è anche in scena, ed è una collaborazione appunto con Eco di Fondo, che ha firmato la regia con Giacomo Ferraù, che è una delle anime di Eco di Fondo, e l'aiuto regia di Giulia Viana, che è l'altra anima di Eco di Fondo, con una collaborazione con Mamimo Teatro. Ricordiamo bene dove questo? Al campo teatrale, campo teatrale, zona Lambrate. Lambrate, bene. Queste sono le tre proposte della settimana. Abbiamo coperto la città. Il bello è quello, no? Vedi che il teatro copre tranquillamente tutte le zone di Milano ormai. Tammi, adesso non lo dico, non voglio buttare sfiga, non so, in questi casi. Ma sembra solo a me o comunque qualcosa si sta risvegliando nel mondo del teatro? No, no, il mondo del teatro è molto attivo, diciamo così, ha un'energia che si esprime, che si manifesta. Diciamo che le difficoltà ci sono come in tutti i settori, però sicuramente Milano porta a insomma a un'energia e una a tantissime storie che possono essere condivise. Milano che propone tanto, diciamo che insomma, bisogna conoscere, bisogna sapere, appunto ci sono degli spazi che magari sono meno conosciuti di altri, bisogna insomma cercare di fare in modo che tutti possano avere il proprio spazio e il proprio modo e il proprio tempo di poter raccontare le storie. Però Milano sicuramente ne propone tante. Peraltro, ti dico soltanto un'ultima cosa, lunedì e martedì ci sarà Next, che è un evento che si svolge tutti gli anni, dove praticamente al Teatro F. Puccini, al Teatro Franco Parenti, le compagnie presentano dei piccoli, diciamo così, delle piccoli estratti di spettacoli che andranno in scena. Dei trailer teatrali, diciamo. Sì, bravo, dei piccoli trailer, okay, diciamo, di 20 minuti, dove appunto gli operatori di settore, eccetera, vanno, quindi è una specie di vetrina. Poi verranno, da questa vetrina verranno scelte anche delle compagnie. E tu ci vai? Soprattutto, sì, che verranno scelte per una circuitazione. Quindi diciamo che
qualcosa si muove, qualcosa si potrà vedere nei prossimi giorni di nuovo. Tamara, tu ci andrai vero a questi due giorni? Ah, ok. Però okay. Magari vi racconto qualcosa di infatti, dai, siamo curiosi di sapere allora che cosa vedrai appunto in questi due giorni di presentazioni dei nuovi spettacoli che potrebbero arrivare a Milano. Dimmi. No, mi piace molto come idea, non conoscevo questa cosa. Vedi, è interessante. Beh sì, perché sai, se devi comprare una serie TV, guardi il pilota, ma se devi comprare uno sbarco teatrale, non è che puoi guardare... avranno la cassetta, la cassetta, il DVD o il file ce l'avranno, ma vuoi mettere da vederlo dal vivo, è lì che capisci quanto e come funziona uno spettacolo. 20 minuti, dicevi, quindi... 20 minuti, avranno una giornata intera, usciranno ubriachi alla fine, ma ne vedranno una marea. Però è piacevole. Bene. Tame, grazie mille allora. Noi ci sentiamo giovedì prossimo. Ricordaci dove possiamo però trovarti se vogliamo approfondire appunto la tua conoscenza sul mondo del teatro. No, soprattutto la conoscenza degli artisti e delle artiste che insomma condividono con noi un loro percorso. Allora, ci potete seguire con Teatromania il venerdì alle 16.40 su Milanao, canale 191 del digitale, e in replica il lunedì alle 23.30 su Antenna 3, canale 11. Quindi avete due possibilità. Tutto e soprattutto per ascoltare gli artisti e le artiste che vengono a raccontare il loro percorso artistico, che secondo me è la cosa più importante. Tutto super chiaro. Tamara, grazie mille allora. Grazie. E ci si sente, ci si vede in giro a questo punto, anzi. Ci vediamo a teatro, ricordiamolo sempre. Va bene. Grazie ciao. Tamara, a presto. Ciao. Chi abbiamo in collegamento con noi? Oggi abbiamo in collegamento Giuseppina Rosco, cittadina attiva in particolare nell'area del municipio 3. Che è qui con noi, la risentiamo dopo un po' di tempo, grande amica di Milano News. Sì, grande inviata di Milano News, proprio perché lei ci racconta sempre quello che succede nel municipio 3. Io non credo che esista nessuno nel municipio 3 che non conosca Giuseppina, giusto? Buongiorno, vero, Giuseppina. Confermo. Potremmo proporla. Io non conosco tutti, ma quasi tutti conoscono me. A volte un bene, a volte no, chissà, in questo caso speriamo che sia una cosa buona, che ti conoscono per le buone cose che fai e che racconti soprattutto del tuo municipio, perché della tua zona, perché sei una cittadina attiva appunto che ci tiene tanto, no, a quello che succede nella tua zona. Come potresti descrivercela appunto? Possiamo limitarci al municipio 3 oppure in realtà è una zona particolare, anzi come la chiameresti tu? È una zona di interscambio di tante cose, culturale, sociale, di territorio, di mobilità, con tutti i problemi annessi e connessi. Per cui se si chiude il ponte di Via Bassini al 3 di settembre e nessuno lo sa, è chiaro che qua poi la gente giustamente un po' si arrabbia. Però è importante perché, per esempio, il ponte di Via Bassini è una struttura che... appena finiscono i lavori di rimozione dei binari del tram che da tantissimi anni devono essere rimossi, quell'area, quella zona, anche come viabilità, anche come territorio, come salvaguardia del territorio, dove ci sono anche i tunnel delle ferrovie dello Stato, sì, indubbiamente potrà servire meglio e in ogni caso permettere una mobilità e anche uno scambio culturale. Oggi quella zona è un po' chiusa perché non può entrare da nessuna parte e si aspetta la metà di novembre quando dovrebbero aver finito tutti i lavori più importanti. Vedi, se già ti raccontassero così i lavori, uno dice vabbè, me li prendo, ma c'è un motivo, vedi? Vedi? Certo. Il racconto e la spiegazione fondamentale è questo, bravo. No, Giuseppina? Bravo, anche perché i cittadini sono anche bravi a sopportare e a supportare l'amministrazione, le squadre degli operai, tutti gli sguidi, eccetera, se però sanno giustamente qual è il motivo. Allora, il motivo è che i binari del tram non più utilizzati creavano un sacco di problemi di sicurezza e di rumore di giorno e di notte, allora è chiaro che si dovevano togliere, però la cittadinanza doveva essere giustamente avvisata, anche perché il 3 di settembre riaprire l'attività scolastica, di lavoro dopo un mese di vacanze, è chiaro che i cittadini si sono un po' arrabbiati. Spiegato queste cose, i cittadini apprezzano. Ma Giuseppina Rosco, assessore alla comunicazione, nostra, lo facciamo, anche... lo proponiamo, io la propongo, però vorrei darti l'assessorato ma anche il ministero, cioè tutto, perché qui tutte le istituzioni fallano un po' dal punto di vista dello spiegare e raccontare. Sì. D'altra parte gestire, mi rendo conto che
anche quando ero, diciamo, parte politica, consigliere di municipio, eccetera, e adesso che non lo sono più, ma che seguo, diciamo, dietro i lavori del municipio 3 e degli altri municipi, mi rendo conto che la comunicazione è estremamente importante, deve essere chiara, precisa, non deve essere sbrodolata e deve essere finalizzata alla comunicazione proprio al cittadino. Hai capito? Per cui, va bene. Poi ci sono anche altri lavori importanti che stanno si stanno realizzando, sì, sempre nella zona dell'Ortica o quantomeno vicino all'Ortica, in zona Clericetti, si sta lavorando per ricostruire la scuola dell'infanzia di via Clericetti, quindi finalmente anche una risposta di tipo educativo. Non sarà immediata, ma quantomeno se si cominciano a fare i lavori, questo nel giro di qualche anno questa cosa viene sistemata. Poi c'è un altro grande finalmente impatto di lavoro sui condomini di via Rizzoli, che Rizzoli è proprio l'ultimo pezzo del municipio 3 che è incuneato tra Piazza Udine, la linea della metropolitana 2 e la Gobba, dove finalmente partiranno i lavori per la riqualificazione energetica strutturale dei primi grossi condomini di via Rizzoli. Poi questo vuol dire che finalmente le famiglie che lì ci abitano non avranno più la muffa, i balconi pericolanti, il riscaldamento che parte regolarmente, che non si inceppa la vigilia di Natale o la vigilia di Capodanno, e questo bisogna dire grazie a una grossa presenza del comune, dell'assessorato ai lavori, dell'assessorato alla casa e soprattutto della politica di MM per facilitare questi tipi di lavori. La riqualificazione, Giuseppina, degli edifici in via Rizzoli, sì, è tra nelle testate giornalistiche locali e ogni tanto torna ciclicamente come titolo. Ormai è comunque sicuro, cioè col 2024 cominceranno i lavori, e questo vuol dire meno che male. Queste sono le garanzie che ci hanno dato. Poi ovviamente sapete anche voi cosa vuol dire le garanzie dei grandi colossi, perché qui ci vuole un lavoro estremamente preciso. Sì. Non è una riqualificazione di un piccolo condominio, sono 18 scale. 18 scale? Nella prima parte, poi ce ne sono, c'è l'altra parte, ma mamma la prima mia parte è quella più Milano 2. Si fa di un paese, cioè sarebbe un paese dell'Interland, cioè praticamente un paese medio, ma un paesino. Capite la complessità comunque del territorio milanese, cioè Giuseppina ci sta raccontando solamente di tre interventi, solo nell'arco di 3-4 chilometri, non tantissimi, là sopra, no? A nord-est della città. Pensate cos'è tutta la città. Però. Infatti, quando parliamo di decentramento, parliamo sempre del fatto che i presidenti di municipio sostanzialmente sono dei sindaci di comuni che non sono metropolitani come Milano, ma comunque comuni molto, cioè, folti di persone. Tenete conto che il municipio 3 presenta 143.000 abitanti. 143.000. È più grande della città di Brescia, per essere chiari. Pensa a te. E in più c'è da dire questo, che la complessità del municipio 3, ma non solo, è che parte dal centro, perché comunque il municipio 3 parte da Porta Venezia, quindi parte da una situazione sociale anche particolare, positiva, con anche lì problemi legati per esempio alla movida, al problema legato anche agli stranieri che arrivano, e finisce a Gobba. Sembra un'altra zona, sembra un'altra città, adesso con tanta fatica, e grazie anche alla Presidente Antola che su questa tematica si è sempre molto impegnata, non solo adesso ma anche prima, perché è sempre stata molto attiva, ma anche grazie alle cooperative sociali che in linea generale hanno supportato le fatiche di questi abitanti, soprattutto quelli anziani, quelli che non riescono più ad uscire da casa, quelli che magari con il Covid per 6 mesi, 7 mesi non hanno visto nessuno. Ecco, bisogna dire che il municipio 3 in queste cose è
facilmente premiato e premia anche le persone. Interessante capire come appunto il bene di un territorio, il bene del municipio, in questo caso, non viene fatto da una singola persona, tutto, ma da un insieme di realtà che si devono mettere a collaborare, la politica, le cooperative, come diceva, i costruttori in questo caso, le associazioni e, sì, mi viene a dire anche, i cittadini, che forse se le cose vanno meglio sono anche più invogliati, sono a partecipare, più predisposti, assolutamente. Insomma, sono anche più predisposti. Marco Mengoni con Franco 126, un'altra storia, quando ci si ammazza il tempo vola, ma anche quando ci si diverte, quando ci si informa, ad esempio, può informa, volare, esatto, il tempo, no? E infatti, vai, volevo chiedere a Giuseppina, io da quando sono entrato nell'orbita Milano News, ormai un annetto fa, ricevo settimanalmente il tuo notiziario, ossia massimo 30 pagine, mi hai detto fuori onda, adesso sì, mi spieghi sì, un sì, po'. Perché altrimenti non passa dalla mail, siccome è troppo pesante. Il notiziario online... perché registrarlo diventava un'impresa sovrumana. Roscon Line dovrebbe chiamarsi, Roscon Line, dovremmo dargli un nome nuovo. Allora ho deciso di mantenerlo in forma molto stringata. È difficile, perché guardate che è partito in sottofondo, ma poi tutti gli altri, gli enti, gli assessori, i consiglieri, la parrocchia, le parrocchie, le attività anche religiose di carattere sociale e anche meditativo, sanno che c'è questo notiziario che arriva direttamente da me a 1000+ persone, ma poi so che lo girano, per cui io a volte trovo persone che mi incontrano per strada e mi dice: scusi, perché a me non lo manda il suo notiziario, che l'ho visto, è molto bello, affascinante, eccetera. La cosa importante di questo notiziario è poche notizie importanti, chiare, un mio articolo, diciamo, di meditazione politica. L'editoriale. L'editoriale di Giuseppina, giusto. L'editoriale, poi c'è sempre l'articolo di Massimiliano Castaldo, che è un ragazzo che della mia parrocchia, ma che comunque è stato eletto nel Municipio 3, e che ci dà sempre degli spunti estremamente utili di conoscenza di che cosa sta facendo il Municipio in questo momento. Ma poi, come vi dicevo, quando proprio gli argomenti sono molto importanti, come per esempio il canone concordato, faccio un notiziario speciale, prendo il materiale che ricevo dagli assessori competenti e faccio proprio speciale, in questo caso speciale canone concordato. Perché è importante questo speciale canone concordato? Perché diciamo che è un primo tentativo di mettere sulla piazza del Comune di Milano, perché purtroppo ovviamente è sul Comune di Milano, chi vuole mettere a disposizione il proprio appartamento con prezzi leggermente più bassi rispetto a quelli del mercato. Chi chiede un appartamento col canone convenzionato o concordato, qual è l'efficacia di questa operazione? Chi il proprietario ha oggettivamente una riduzione anche sulle spese fiscali, anche sulle aliquote legate al prezzo di affitto, l'inquilino ha delle garanzie che l'affitto sulla base anche della zona in cui andrà ad abitare o dove si trova l'appartamento, non potrà superare quel prezzo di al metro quadro stabilito proprio dalla rete del Comune di Milano. Il Comune di Milano da molti anni, o quantomeno in questi ultimi 5, anche con l'assessore Maran, è molto attivo alla ricerca di appartamenti di questo tipo, ma anche è attivo dall'altra parte a risistemare zone molto disagiate, come per esempio i locali, la struttura dell'ex macello, per fare appartamenti in parte per famiglie, uh-huh, ma in parte anche per gli studenti. Questo perché noi non possiamo continuamente perdere, come città di Milano, abitanti, perché gli abitanti che escono perché non riescono più a pagarsi gli affitti o il mutuo o le spese, e che poi devono rientrare tutte le mattine a Milano, perché escono ma rientrano creando non pochi problemi, ma non solo, creando uno sfilacciamento sociale, perché quando se ne va via una famiglia vuol dire che tu
i rapporti sociali, i rapporti culturali, i ragazzi che vanno, che frequentano gli spazi educativi, si perdono. E allora dopo devi sempre fare doppia fatica a ricostruire un tessuto sociale. Quindi politiche sociali e politiche della casa ormai, sia pure su binari paralleli, si incontrano, e sia l'assessore Bertolè che l'assessore Maran su queste tematiche sono estremamente attenti. E Giuseppina, ti faccio una domanda specifica sul municipio 3, com'è la che situazione si respira sul piano casa all'interno del municipio 3? È ancora molto difficile, è ancora attualmente difficile, però stanno terminando dei complessi edilizi, diciamo, a vendita, ma anche in parte ad affitti concordati nella zona dell'Ortica, ma rimane il problema enorme dei prezzi per gli appartamenti o le stanze degli studenti. Ci sono diversi progetti, uno legato a delle residenze universitarie vicino alla zona Politecnico, un'altra che è ipotizzata, già definita, nella zona qui di via Mancinelli, via Lambrate, negli spazi esattamente di proprietà del Politecnico. Però questi verranno pronti fra 2 o 3 anni. Voi capite che il problema si pone oggi. Chiarissimo, chiarissimo. Però c'è da dire anche questo, che c'è anche gente che dice, vabbè, allora a questo punto mi sposto di 2 fermate del metro, perché ormai il metro arriva. Arriva ovunque, no? Sì, giusto. E posso anche così convivere con questo discorso della casa che costa un po' meno, anche se è a 3 fermate del metro. Giuseppina, se qualcuno vuole ricevere il tuo notiziario, come può fare? Manda una mail a me. Sì, dacci l'indirizzo. In fondo è lo sillabo Genova, Roma, Otranto, Sondrio, Como, Otranto, quindi è grosso. Grosco, ok. @alice.it. Perfetto, perfetto. E io lo inserisco nella mia... E metti nella newsletter, nella mailing list per ricevere il notiziario di Giuseppina Rosco. Giuseppina, siamo arrivati alla fine, è stata velocissima questa mattinata, però vedi, quando ci si diverte il tempo vola. Esatto, due sole riflessioni, tra poco sarà Natale, speriamo con meno venti di guerra o meno tristezze internazionali. E sul mio notiziario ogni tanto appariranno delle operazioni benefiche reali. Ottimo. Perché bisogna dare anche lo sprint a queste associazioni che recuperano le persone svantaggiate, quelli con problemi legati alla tossicodipendenza, al carcere. Per cui farò anche questo. Per cui lo troverete, insomma, sul mio notiziario. Bella iniziativa, Giuseppina. Grazie mille. Allora, dai, grazie mille davvero. Buona giornata. Buona giornata a te, Giuseppina.